Sei anche tu così malato di bilio capostatici da doverlo portare ovunque? Sia in bagno? Sia a scuola o ad allenamento? Sia addirittura mentre dormi? Beh, allora NBA 2K Italia è la pagina giusta per te. Il link lo trovi in descrizione. Wow! Grandi amici del tubo! Bentornati in questo canale di 16 Music, ragazzi! Siamo qui oggi con un nuovo episodio del MyGM. Sono carico perché oggi potremmo fare la storia, perché comunque vincere la nostra prima partita dei playoff nella nostra carriera da MyGM sarebbe una cosa molto importante. Poi anche i Suns non vincono una partita dei playoff dal 7, 8, 9, 10 anni, quindi sarebbe comunque una cosa importante. Siamo sotto 1-0, ma possiamo pareggiare la serie, la vedo dura con due partite in casa vinte di fila, ma avendo perso la seconda di due, tutto può essere, ragazzi. Andremo a giocare assieme gara 3, simulare gara 4 e poi, se siamo fortunati, andremo a giocare gara 5 o gara 6, o vediamo quante ne rimangono nel prossimo episodio, o altrimenti nel prossimo episodio comincerà la free agency e la off season. Detto ciò, ragazzi, via con il video e carichi con i mi piace e i commenti. Eccoci qua, ragazzi, alla Phoenix Arena, di cui non mi ricordo il nome, anche se sono il GM dei Phoenix Suns. Pensate che è professionale, però sono abbastanza professionale da aver provato i Phoenix Suns ai playoff contro gli Oklahoma City Thunder. Siamo sotto 2-0, palla 2, guardate il pubblico scatenato, vinta dai Thunder. Attenzione, avevo quasi visto Westbrook infortunato, invece no, era Coso, prende il rimbalzo, bravissimo, bella prima difesa, si parte subito in transizione, andiamo via in transizione, c'è Ingram che può andare dentro con la moto a sbagliare, peccato. Proviamo lo schema per Booker, ragazzi, vediamo se Booker magari in casa ci dà qualcosa in più di quello che ha dato in trasferta, perché nelle due gare in trasferta non ha fatto moltissimo. Eccolo che esce dai blocchi, può prendere, sparare, c'ha mezzo metro libero, vola Gobert, rimbalzo, appoggia, sbaglia, si prende sul rimbalzo Ingram, no, calma. Giochiamoci il pick and roll con Gobert, che ha lavorato bene sotto le plance, non è un bel passaggio, ma arriva in qualche maniera, subisce il fallo. Mamma mia che inizio di Gobert. Adesso abbiamo bisogno della nostra perla numero uno, la perla nera, quella di Jack Sparrow, ovvero Brandon Ingram. La palla di qua, si butterà il brocco adesso. Usciamo un po' troppo lontani da canestro, vediamo, però siamo marcati da Durant. Mamma mia che movimento! Palla per Millsap, gran movimento di palla, Millsap! Assist di Gobert, che è un tutto fare in questa serie di playoff. Attenzione, ragazzi, prima di tutte le notizie, secondo fallo per Ingram, che deve essere cambiato in questo primo quarto. Peccato, perché guardate, 80 era diventato addirittura, porca troia. 18-16 quando mancano pochi minuti alla fine del primo quarto, ragazzi. Schema per Devin Booker, che deve entrare in queste partite, ci deve dare una mano, ragazzi. Qui forse si poteva pensare a un tiro, elevator screen che per una volta funziona, arriva in ritardissimo il passaggio. Bella palla però per Millsap, che si prende addirittura la tripla, dai, se Folosha la prende, seconda opportunità, e andiamo così, 18 pari di Rifa e di Rafa, ragazzi, siamo ancora lì a contatto. Doppio blocco qui per Booker, non sfruttato benissimo perché Cameron Payne sembra di no, ma difende, attenzione al pick and roll, ancora a rientrare. Bella palla sotto, addirittura extra pass per Millsap, che inchioda sopra Durant, ci riportiamo su meno 3. Ci siamo, come in gara 1 e in gara 2, ci siamo. Siamo lì a battagliare con questi Thunder. Booker! Booker! Bomba del pareggio! Boom, baby! Finalmente! Finalmente vai a schiacciare, va bene l'entrata! Parziale! 7-0 di parziale, ragazzi! Più 2 Phoenix Suns! Ultima azione del primo quarto, ragazzi! Sarà ovviamente uno schema per Penny Mills, perché lui è l'uomo in più di questa squadra, dalla panchina. Penso che lo rifirmeremo anche l'anno prossimo, perché mi ingasa tanto. Poi con l'Australia adesso alle Olimpiadi sta facendo di tutto. Lo schema qui non porta a niente bel taglio. Peccato, se abbiamo provato Adams sulla sirena! Pesca Jolly! Steven Adams con 2 decimi da giocare, mamma mia che jolly per il neozelandese, 28-27, fine primo quarto. Eccoci, inizio secondo quarto, ragazzi, facciamo la rimessa per non fare 5 secondi che non mi pare il caso. Proviamo a chiamare uno schema per la visiera, abbiamo tutta la panchina ovviamente in campo in questo inizio di secondo quarto. Vediamo dove ci porta questo schema, blocco ad allontanarsi là, pick and roll, anzi doppio pick and roll dovrebbe arrivare adesso, eccolo qui. Con la Bizier non sfruttato propriamente benissimo, però taglia sotto la Bizier, si aprono le porte perché se Folosha viene lasciato solo, tirazzo dentro fuori. Rimaniamo a contatto anche con la panchina, ragazzi, purtroppo ci stanno un po' stuprando a rimbalzo, perché cercando di raddoppiare un po' Westbrook su tutti i pick and roll subiamo ovviamente a rimbalzo. Attenzione qui, la Bizier fa andare via un cioccolatino clamoroso, clamoroso questo cioccolatino per Penny Mills.
che ringrazia, appoggia e firma il 36 pari. Siamo vivi, siamo ancora lì. Oh, contropiede manuale sull'asse cameriere la Bizerre. 38-36, andiamo col vantaggio. Cominciano a tornare i titolari, ragazzi. Stiamo per affrontare la seconda metà di questo secondo quarto. Eccolo, prendo Nike Ace. A proposito di titolari, c'è Gobert. A proposito di titolari, palleggia questo tiro di Nike. Non tirato benissimo, ma segnato senza paura. Ancora più due. 40-38, ragazzi. Tra poco anche rientrano i nostri magici due, Booker e Ingram. Ragazzi, azione importante questa, perché 1 minuto e 47 da giocare, 44 pari, non c'è tempo per uno schema. Proviamo un pick and pop con Misap, che si ritrova solo qui, può fare anche un palleggio, questo tiro dentro qui, zona di sicurezza, non può sbagliare. Misap, due punticini che si riportano ancora avanti. Cerchiamo di finire questo secondo quarto bene e incominciare bene il terzo, sarebbe fondamentale. Ingram con la moto, ancora più due. Mamma mia, che partita tiratissima, un instant classic per voi oggi. Attenzione, l'ultima azione del secondo quarto. Qui si, Westbrook si prende un tiro pazzo. Allora abbiamo gli ultimi secondi per buttarsi via in transizione. Booker, e tuo tiro da tre, quasi sulla sirena, sbagliato. Peccato, ci poteva dare la fiducia necessaria per partire carichi per il terzo quarto. Ma siamo a 48 pari a l'intervallo, quindi molto bene. Qui inquadratura sbagliata per l'intervista. Comunque, ragazzi, sono contento di questo primo tempo, però attenzione ai Thunder, perché come sempre stanno lì, poi danno la zampata e non li becchiamo più. Eccoci, ragazzi, si parte con il secondo tempo, ovviamente sempre i titolari in campo in questo inizio per dare la scossa. Siamo 48 pari, vediamo cosa possiamo fare in questo secondo tempo. Speriamo di non cedere come le altre volte. Qui subito doppio pick and roll giocato così, c'è Ingram abbastanza solo, si prende il tiro dalla media e il suo tiro, il ferro ci aiuta, il ferro casalingo ci aiuta a segnare il 50° punto per oggi e siamo sopra di due, ancora solo due però. Troppo solo, Booker, splash, rilascio perfetto, mamma mia, ancora Booker a rispondere, 7 punti e 7 assist per Brandon Knight, la solita partita solidissima qui, Ibaka ci sta di lasciarlo, segnerà, no, e allora Jolly ben giocato, è partito Ingram, vai a schiacciare amico, subisce il fallo di Durant, molto bene, due liberi per Ingram, farne 2 su 2 e portare a più 4 i Phoenix Suns è praticamente un bottino incredibile in questa partita, visto che il massimo vantaggio è stato di 6 lunghezze mi pare dei Thunder, ovviamente facciamo 1 su 2. Recupero di Knight che si invola in contropiede, bam, Millsap che schiaccia, mamma mia che uscita il timeout. Qua ingenuità di Russell Westbrook e ci portiamo sul più 6, che è praticamente il massimo vantaggio della partita. A few moments later. Ragazzi, abbiamo dovuto chiamare un timeout perché siamo sul 62 pari, quindi la situazione è sotto controllo, ma stiamo andando un po' alla deriva, palle perse, tiri sbagliati, difese a vanvera, quindi timeout, piano e bene ragazzi, la gioventù porta anche a esagerare alle volte, facciamo rifiatare i nostri ragazzi. Facciamo uscire Gobert perché lo vedo abbastanza morto e per il resto andiamo avanti così, perché il nostro quintetto regge e regge come. Grande Knight che addirittura lotta, rimbalzo, palla lunga per Booker e pedalare si direbbe nel calcio, ma noi cerchiamo di rimanere qui fermi, palleggio questo tiro di Knight magari da tre, vediamo, sì da tre, bomba di Brandon Knight, mamma mia Brandone che canestrino che hai fatto. E qui recuperiamo palla, momento di difficoltà per i Thunder, ci buttiamo dentro con la moto, 5 in fila per Brandon Knight e più 5. Ultimi 2 minuti ragazzi abbondanti che andremo a giocare con tutte le riserve schierate per far rifiutare i titolari che hanno fatto un ottimo lavoro finora. Infatti ci troviamo a più 3 contro i titolari della seed numero 1 nella Western Conference. Palla per Waiters, adesso attenzione al doppio blocco che arriva qui, prima Leandrino, poi quell'altro, palla fuori per me, ti prego questa non la sbagliare, l'australiano, finalmente. 7-2-6-6, più 6, di nuovo massimo vantaggio, 5 punti per Mills. Rubata adesso addirittura, mamma mia, scateniamoci in transizione, arriva Leandrino, mago della transizione. Waiters, senza coscienza, come il classico suo sbaglia, peccato. Comunque più 10, raga. Ultima azione del primo quarto, signori, mancano pochi secondi alla fine. Adesso facciamo uno schema, ma in realtà andremo a giocarci un pick and pop con la Bizerre contro questi due poppanti qui, andiamo dentro, palla là per la Bizerre, forse un po' troppo lontano per il suo range. Ah!
Peccato, mi sarebbe piaciuto tantissimo finire sopra di 10, ma siamo a più 8, quindi solo applausi per i Phoenix Suns. Già partendo il quarto quarto, ragazzi, in possesso palla Cameron Payne, marcato da Barbossa, vediamo se magari riusciamo a rubargli la palla. Siamo sopra di 8 con la panchina che ha fatto il parziale alla fine del terzo quarto, dove in casa loro invece Barbossa fallo, ma va bene l'intensità. La panchina aveva, ci aveva messo così in parabola discendente, qui ha fatto il parziale. Capite la differenza di giocare in casa le prime due o le seconde due, no? Attenzione ragazzi, siamo costretti a chiamare time out perché i Thunder sono tornati in panchina. Vedete Russell Westbrook che si gasa come al solito. Purtroppo i Thunder sono i Thunder, fanno questi parziali con due o tre canestri durante un assist di Canterly che ci sta facendo Canterly ci sta facendo un culo come una capanna. Tocca rimettere i titolari ragazzi e anche la svelta. Here is Slim. Si nota, no? Che sono tornati i titolari. Cosa dite? Ditemi voi. Commentate voi a riguardo. Oh! Ingram! With the flash! Testa Westbrook! In testa non so chi altro c'era là sotto. Più 6, ragazzi. Più 6, no, però sti canestri qua. No, sti canestri qua. Via, 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 Booker! Schiacciala! Madonna santa, pensavo sbagliasse. Bravi così, stoppata, recupero, contropiede, layup dall'altra parte di Devin Booker che ci riporta sul più 8. 4 minuti e spicci dalla fine della partita. Possiamo portare questa serie sul 2-1. Siamo lì lì, e lì qua sbagliano, altro errore, allora altra possibilità di transizione. E noi siamo mortiferi in transizione. Palla per Ingram, lasciato troppo solo, rilascio perfetto. Boom baby. Più 11, massimo vantaggio ancora. Mamma mia che partita, anche per il nostro rookie, attenzione. Westbrook, Westbrook, mamma mia, con la moto. Oh, madonna, questa era da espulsione però. Flagrant 1 di Canter che non ci sta a essere sotto contro il Phoenix Suns. Guardate che botta, mamma mia, non cerca la palla qui. Forse ci poteva stare il flagrant 2. Ingram intanto vai lunetta, fatto di titanio il nostro rookie. Buono il primo, riporta più 10, 18° punto per lui, si avvicina ancora di più al ventello, altri 2 per lui, più 11 e palla in mano, quindi possiamo firmare il massimo vantaggio facendo un canestro. Tiro libero che ciuffa di Gobert, attenzione, più 12, massimo vantaggio, se segniamo anche il secondo, domani nevica ragazzi, 2 su 2, a Phoenix nevica domani. Più 13, raga, ce l'abbiamo quasi fatta. Ah, Ingram, grande, si toglie senza fare fallo. Bellissima difesa, un po' una porcata, però va bene, bellissima difesa lo stesso. Per me è bellissima, Booker da 3, troppo solo, come Misa prima. Ma lui non sbaglia. Mettiamo la firma, la tomba, copriamola su questa partita. Gara 3 e dei Phoenix Suns. Finisce così, ragazzi. 107-97, gara 3 e dei Phoenix Suns, come già detto in precedenza, riapriamo una serie e c'è una serie. Posso dire la frase che volevo dire da una vita, ovvero possono mettere via le scope, ragazzi, perché non finirà 4-0. Il Furia si sarà gasato per questa frase che ho appena detto, se la sentirà guardando il video. 107-100, ragazzi, viene intervistato Paul Millsap, ma l'eroe di serata penso sia Brandon Ingram, dall'altro dei suoi 23 punti. Eccoci qua, tornati nel menu principale, ragazzi. Allora, siamo 2-1, potete vedere che qui, per dire, c'è un upset in atto, mentre dall'altra parte tutto regolare, tutte serie molto equilibrate. Adesso però vediamo se la simulazione NBA ci regala un cioccolatino e ci porta sul 2-2, oppure dovremmo andare a giocare a gara 5 a Oklahoma City per non uscire dai playoff. Questo lo scopriremo solo vivendo, ragazzi. Vediamo di simulare la partita, incrociate tutti le dita davanti al computer o al telefono, andiamo a simulare, vediamo che succede. 3-1, vaffanculo, peccato, peccato. Abbiamo perso di 9. Peccato raga, perché mi sarebbe piaciuto andare su gara 5, sul 2-2, però vabbè, ci sta in effetti il divario e anche quello giusto. Proveremo a portare la serie a gara 6 nel prossimo episodio. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente per la vittoria vi chiedo una valangata e mezza di mi piace, perché da ottava testa di serie comunque vincere una partita non è mai scontato, ecco, diciamo così. Lasciate un bel mi piace, quindi iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, io mi associo in descrizione, la maglietta Bold on Life, spero l'abbiate notata perché è tanta roba, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!